Fateci caso, oggi è sempre più difficile vedere uomini in cravatta. Il nostro stesso premier, ad esempio, Matteo Renzi, non porta quasi mai la cravatta, a parte ovviamente nelle occasioni formali dove è tenuto a farlo. Oggi, purtroppo, la cravatta è diventata quasi un simbolo di rigidità, di freddezza, di eccessiva compostezza. Infatti, a meno che non siamo costretti da esigenze formali o convenzioni sociali, generalmente si preferisce non portare la cravatta. Ma in realtà la cravatta non è soltanto un capo di abbigliamento formale. La cravatta, infatti, è anche e soprattutto, seppur nella sua eleganza, un capo di abbigliamento divertente da indossare. La cravatta, infatti, se indossata come atto di libera scelta, quindi non siamo costretti dalle convenzioni sociali o da ragioni di etichetta, è un atto di libertà, un atto di espressione della propria personalità e quindi in una certa misura anche una espressione della nostra peculiare originalità. Guardate ad esempio le foto di qualche decennio fa. Fino agli anni 50 anche i più giovani, indipendentemente dalle occasioni che fossero formali o informali, indossavano tutti la cravatta. Credo infatti che la cravatta sia un capo d'abbigliamento da riscoprire, ma soprattutto da rivalutare. Oggigiorno portare la cravatta al di là delle occasioni formali è diventato, passatemi la provocazione, quasi un atto rivoluzionario. Ci sono davvero infinite tipologie di cravatte, per forma, per colori, per dimensioni, per tessuti, per fantasie. E in questa puntata cerchiamo di fare una introduzione a questo affascinante mondo della cravatta. Vi dicevo, ci sono tante tipologie di cravatte e si differenziano in base a, abbiamo detto, i colori, abbiamo detto i tessuti, abbiamo detto la forma. Partiamo dai colori. Abbiamo, tanto per cominciare, le cravatte a tinta unita, cioè quelle caratterizzate da un unico colore. Le cravatte a tinta unita sono ottime per valorizzare camicie a righe e sono comunque piuttosto polivalenti. Vanno bene sia in contesti formali che in contesti meno formali. Poi abbiamo le cravatte cosiddette regimental, cioè quelle a righe. Si chiamano regimental perché originariamente nel mondo anglosassone queste cravatte, il motivo delle righe di queste cravatte, indicava l'appartenenza a uno specifico reggimento, a un club. Sono cravatte generalmente di stampo piuttosto formale, quindi indicate a occasioni più che altro formali. Poi abbiamo le cravatte a pua, cioè a puntini. Sono cravatte molto polivalenti, che vanno bene sia in contesti formali che informali e soprattutto si adattano bene un po' a tutte le tipologie di camicie, a righe, a tinta unita, a quadretti. E poi abbiamo le cravatte fantasia e qui veramente ci possiamo sbizzarrire. Si va dai motivi più pacchiani, lasciatemelo dire, con gli animaletti, con le figurine, eccetera, eccetera, ai motivi invece più eleganti, ad esempio molto bello, molto elegante, secondo me è il motivo cosiddetto paisley. A seconda della fantasia, più o meno sgargiante, più o meno originale, queste cravatte vanno bene sia in occasioni formali che, più che altro, in occasioni informali. E poi le cravatte si distinguono anche per i tessuti. Ovviamente diffusissime, probabilmente sono le più diffuse di tutte, sono le classiche cravatte di seta. Poi però abbiamo anche le cravatte di lana, che sono anche queste molto eleganti e particolarmente indicate appunto proprio per l'autunno-inverno. Altri tessuti interessanti che ci permettono di dare un tocco di personalità, un tocco di originalità
al nostro abbigliamento sono le cravatte di garza, le cravatte di maglia e quelle di lino. Quest'ultime soprattutto indicate appunto in estate. E poi le cravatte si caratterizzano per la forma, abbiamo la forma classica, a punta, più o meno larga, più o meno lunga, oppure quelle squadrate, a bordo piatto. E infine i modi di annodare la nostra cravatta, ce ne sono tantissimi, pensate che se ne contano fino ad oltre 85. In effetti, anche se i modi di annodare la cravatta sono tantissimi, quelli che convenzionalmente utilizziamo la maggior parte di noi sono due, tre. I principali, il più comune ovviamente è il nodo semplice, il cosiddetto nodo semplice, chiamato anche four in hand, perché viene effettuato in quattro passaggi. E poi abbiamo il nodo Windsor, molto elegante, un po' più formale del nodo four in hand, che si presta particolarmente bene, dato che è più voluminoso, ai colletti francesi, quindi colletti più larghi. E infine abbiamo il mezzo Windsor, che è una sorta di via di mezzo, è una specie di Windsor più semplice. E con questo è tutto, e spero di avervi stuzzicato un pochettino l'interesse, un pochettino l'appetito su questo argomento e più in generale su quello dell'abbigliamento maschile, perché è un argomento che in futuro, se vi va, mi piacerebbe continuare a trattarlo. Vi ringrazio comunque per la vostra pazienza, continuate a seguirmi, seguitemi anche sulla mia pagina Facebook e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!